E siamo lanciati subito in combattimento contro l'Omnigear di Myang senza possibilità di cura. Addio ragazzi. Però c'è un però, e il però è che in questo Omnigear funziona in modo molto particolare. In pratica il suo attacco aumenta man mano che noi gli facciamo male. Se noi non gli facciamo niente e ci limitiamo a caricare il nostro carburante sempre di più con Chuchu, che nel frattempo ci cura. Allora aspettiamo che Myang faccia un attacco, così vedete come mai è importante non fare niente in questo momento. Eccolo qui, attacco etere. E zero di danno al personaggio. Questo significa che adesso io passerò qualche ora probabilmente a ricaricare il carburante di tutti quanti i gear prima di cominciare ad attaccare, ma ovviamente non ve lo faccio vedere, per poi sarà passato soltanto mezzo secondo. Ok, ho recuperato punti vita, ho recuperato carburante. Speriamo in bene. Vediamo cosa riusciamo a fare. Andiamo in turbo con Fei. Anche con Doc, ora che ci penso. No, tu, Chuchu, stai fermo e difendi per il momento. Tu, Fei, vai in sistema hit. Lo potrei usare soltanto una volta, quindi... Sì, non avevo voglia di stare un'altra ora a recuperare carburante. Tu, Doc, vai in turbo. E comincia ad attaccare. Cominciamo a farle alzare il suo cazzo di attacco. E la manca completamente. Sono qua... No, ok, non funziona. Ok, difesa su ugualmente. Fantastico. Forza, facciamole male. Non ha troppi punti vita. Il punto è riuscire a toglierli, considerato che in modalità id ci possiamo stare soltanto una volta per quanto carburante ho. Doc, vedi di entrare in modalità hyper, perché io conto molto sulla tua modalità hyper per vincere questo combattimento, sappilo. Questo comincerà a fare male. Quanto? 3.500... Ah, brutta storia. Brutta storia. No, per ora continua a difendere, Chuchu. Sei, questo è il tuo ultimo attacco, usalo bene. Ok, dovremmo avergli tolto circa 18.000 punti vita. Questo significa che ce ne dovrebbero restare 7.000 circa. Doc, conto veramente tanto sulla tua modalità hyper, per favore. Ti prego. Ma quanto mi farà male questo. Un po' paura. 954, soltanto. Boh, che strano. Ok, togliamo il turbo da Weltal e Doc, modalità hyper, prego. Su, c'hai 25% di possibilità, ce la puoi fare. Oh, Chuchu, difendi. Sorso, Doc, 25% possibilità, io credo in te. Non ti sto curando apposta, Doc, non ti sto curando apposta. Questo mi sa che farà male. Neanche così tanto come pensavo. E tu, ma sì, tu attacca con il tuo attacco mezza sega. Magari mi entri in hyper normalmente anche senza sprecare 1000 di benzina. Dai Doc, puoi farcela, so che puoi farcela. Va a finire che la uccido senza che Doc entri in hyper. A questo punto mancheranno forse 4000 punti vita, ne mancheranno da toglierle. Ouch. Doc, è il tuo momento. E ancora non è in modalità. Ok. E
l'abbiamo uccisa senza la modalità. Ok, ottimo, fantastico. Cielo, siete davvero forti. E 63.155 punti esperienza. Devono essere anche un po' di più, sinceramente. Allora, ricominciamo dal principio. Pensi di riuscire a battermi questa volta? Come? Pensavo di averti sconfitta. Fintanto che non scomporrai la sua struttura atomica, non avrai alcuna possibilità contro di lei. Gli attacchi normali sono inutili contro chi ha l'abilità di rigenerarsi usando le nanomacchine. Ora è giunto il momento del grande risveglio. Che succede? Sono i nostri Omnigear? Merda, cosa sta succedendo? Ehi, quello è... i nostri Omnigear? No, non sono loro. Quelli sono i nostri contenitori dell'anima. Sta cercando di separare i contenitori dell'anima dei nostri Omnigear. Deus sta ingoiando i nostri contenitori dell'anima. Sembra che i contenitori dell'anima siano caduti nelle mani del nemico. Questo è il vero scopo per cui furono creati i contenitori dell'anima. Ottenere il loro animo rispettivo e tornare alla persona. I contenitori dell'anima sono davvero delle parti che compongono Deus, la rivelazione fisica di Dio. Essi recuperano i loro poteri originali, o per meglio dire, le loro funzioni, allineandosi con l'altra loro metà predestinata. Un Omnigear che ha perduto il rispettivo contenitore dell'anima non è altro che un fantoccio. Diviene un semplice ricettacolo nel quale non vi è nulla. Ed anche questa ragazza era destinata a divenire tutt'uno con Dio. Vedete, anche Elohim è davvero una delle parti di Dio. Ma cosa diavolo state dicendo? Per dirla schiettamente, voi mi siete serviti a mettere assieme in questo posto tutte le parti di Dio per me. Siete soltanto un gruppetto di idioti. È come se voi tutti foste solo dei buffoni. Voi credevate nella leggenda sulla genesi del mondo e dell'universo, ma siamo stati io ed il ministero ad ideare quella stessa leggenda, molto tempo fa. Questo perché essa si confacesse ai nostri scopi. È una bugia. Come può essere vero? Penso che presto vi accorgerete che anche gli Omnigear dei vostri amici sono inerti. Sto parlando dei vostri amici da cui vi siete divisi e che hanno preso un'altra strada, diversa dalla vostra, che li portasse in questo posto. Essi sono tutti parti di Dio che erano state smembrate nel passato, ma che ancora una volta sono tutte qui riunite. Sì. Questo è davvero il momento per la risurrezione di Dio. Ma allora per cosa? Tutto ciò che ho fatto fino ad ora? Ramsus? Sei soltanto tu. Cosa stai facendo qui, Carl? E di me? La mia esistenza. Qual era il suo scopo? La
tua esistenza aveva un solo scopo: uccidere l'imperatore Caino. La volontà di Caino era divenuta troppo simile a quella degli umani, ed era anche troppo preoccupato per loro. Aveva dimenticato la sua missione di risuscitare Dio. Per questo tu sei stato creato. Sei stato fatto solo per rimuovere il nostro ostacolo principale, Caino. Ma come essere vivente originale, Caino aveva il potere assoluto. Però, per farti mettere contro Caino, è stato necessario concentrare la tua mente su un singolo obiettivo. Comunque, essendo una forma di vita artificiale, tu eri mentalmente instabile. Ecco perché abbiamo usato l'esistenza di Fei. Il risentimento, questa è la fonte della tua forza. Ed hai realizzato pienamente tutte le nostre aspettative. Ma ora non ci servi più a nulla. Non l'hai ancora capito? Sei solo spazzatura. Ed essendo il rifiuto che sei, perché non ti togli dai piedi? Io... Perché sono nato? Per cosa ho vissuto? Una patetica scusa per una vita. E non sei neanche umano. Ora, che ne faccio del resto di voi? Beh, non posso solo uccidervi, visto che mi avete servito bene. Così, come premio, sacrificherò anche voi. Sarete assimilati da Deus assieme a questa ragazza. Ramsus! Bene. Questo è ciò che volevo, Kar. Sono condannata a non potermi uccidere. Ora, tutti i miei desideri si sono realizzati. Grazie a te, Mianga. Eh sì, io gli urli proprio non li so fare. Mi dispiace che sia molto anticlimatico, ma non ce la faccio proprio. Ci ho provato. Fei, scusa il ritardo. I nostri Omnigear hanno avuto un guasto. Comunque, sbrigati e salva Ellie. Sì, lo so. Resisti, Ellie. Ora ti tiro giù. Fei, dai, tieni duro. Ma ha preso la mia arma. Perché l'hai fatto, Ellie? Ellie, cosa ti è accaduto? Come hai potuto? Non dirmi che lei ha subito il lavaggio del cervello. Non ha nulla a che fare con il lavaggio del cervello. La maggior parte del mio corpo è composta da nanomacchina. Non solo per vivere a lungo, ma anche per unirmi con la madre. Non siate sorpresi. Tutti questi danni possono essere recuperati piuttosto rapidamente. Unificarsi con la madre. La ragazza, Elahim, è nostra madre. Sì, io sono la madre di tutta l'umanità. Ellie, ma
di che cosa stai cianciando. Riprenditi, Ellie. Intelligente come al solito, ma non te ne faccio una colpa. E sia, vi spiegherò tutto. Questo Deus, quello che chiamate Dio, è un'arma di invasione interplanetaria che fu costruita nei tempi antichi dagli umani di un altro pianeta. Essa fu dotata di una propria autonoma volontà, con lo scopo di prendere il controllo del pianeta bersaglio. Ma ciò dovreste saperlo grazie ai dati ottenuti dal Raziel. Ma durante un'esercitazione Deus divenne incontrollabile, liberò il suo potere e distrusse un intero pianeta. I creatori di Deus ritennero il suo potere una minaccia eccessiva e quindi decisero di disattivarlo. Con lo scopo di analizzare le cause del problema, il nucleo fu smantellato e caricato su una nave interplanetaria che trasportava i migranti su un altro pianeta. Rendendosi conto di ciò, Deus resistette e cercò di prendere il controllo della nave passeggeri. Qualcuno si ricorda ancora il filmato introduttivo del gioco? Andatelo a vedere se non ve lo ricordate, perché qui stiamo parlando del filmato introduttivo del gioco. In serio, andate e riguardatelo. Come ultima linea di difesa contro la fuga di Deus, i suoi creatori distrussero l'intera nave, la quale precipitò su questo pianeta. Deus sapeva che non sarebbe sopravvissuto all'esplosione o all'impatto imminente, e così distaccò il suo nucleo dal reattore energetico, lo Zohar. Sì, lo Zohar è ciò che fa muovere tutti i Gear del pianeta. È il generatore principale che trasmette l'energia ai generatori montati sui nostri Gear. Ed è anche la fonte del potere etereo che gli abitanti di questo pianeta utilizzano. Tramite la dislocazione dell'energia causata dal fenomeno di attualizzazione potenziale futura, questo modificatore Zohar produce infinite quantità di energia. La fonte di tutti i nostri poteri eterei. Stai dicendo che tutta la nostra energia viene da quel reattore o motore? Sì, ma c'è di più. Il nucleo distaccatosi dallo Zohar, il computer biologico Cad Moni, cadde su questo primitivo pianeta. Esso attivò Persona, il suo impianto di supporto vitale che può generare materiale organico. Creò così un sistema genetico di base per il giorno in cui Deus sarebbe risuscitato. Quindi i primi uomini furono creati da lì. L'imperatore Caino e gli anziani del ministero di Gazelle. Stai dicendo che quei vecchi all'imperatore sono nati da Deus? Sapete perché il ministero di Gazelle voleva i vostri corpi? Ed i contenitori dell'anima? Prima di diventare umani, i corpi del ministero erano parte degli elementi organici del circuito del nucleo che creò Deus. C'erano due tipi di elementi organici, il tipo femmina chiamato anima ed il tipo maschio chiamato animo. Anch'essi erano stati creati con la capacità di divenire armi mobili unendosi con macchinari, diventando così armi ad interfaccia terminale per Deus. In altre parole, questi Omnigear che voi state usando erano una forma di tali armi. Il ministero, che era formato da animi, stava per divenire ancora uno con le loro separate anime al tempo della risurrezione di Dio, ma durante la guerra di 500 anni fa essi persero i loro corpi fisici. Fu allora che decisero di estrarre il loro fattore genetico da alcuni individui fra i loro discendenti umani che erano in possesso dell'appropriata sequenza di DNA. In questo modo ognuno di loro può divenire di nuovo uno con la rispettiva anima. Discendenti? Allora noi tutti siamo... Sì, voi umani siete tutti discendenti di Caino e del Ministero. Essi nacquero da persona, procrearono e si diffusero su tutto il pianeta. Essi seguivano il loro programma integrato per poi un giorno risuscitare Deus. L'umanità intera è stata creata con lo scopo di risuscitare Deus. Sì, ma non solo per ripristinare il vecchio corpo. Più della metà di Deus è costituito da parti biologiche, ricordate quei mutanti? Essi sono destinati a divenire le parti di ricambio per Deus. Noi umani siamo parti per Dio. Sì, quasi tutti gli umani sono destinati a essere parti per Deus, ma voi che siete qui siete tutti differenti. Potreste dire che avete evitato quel destino esistendo per generazioni multiple.
In realtà non c'erano abbastanza parti per Deus, ma Trelian ha compensato per ciò che mancava. La riduzione del numero di parti era dovuta agli esseri umani che vivono per generazioni multiple, ma quella mancanza nel fattore umano è stata compensata dalle nanomacchine. Create da Trelian, nanomacchine che hanno aggiunto funzioni addizionali. Deus si è davvero evoluto nell'arma perfetta. Ellie, che sta succedendo? Perché conosci tutto questo? Io sono Myang, la custode del tempo. La rappresentante del nostro dio, Deus. Sono nata per guidare l'umanità lungo la via che conduce alla risurrezione di Deus. Ma è ridicolo. Myang era solo... La tua capacità di capire è molto limitata. Il fattore Myang esiste in ogni donna. L'unica che trascende le generazioni, la guardiana dell'umanità. Quando la precedente muore, da qualche parte un'altra Myang si risveglia. Tutto ciò è programmato nel DNA di ogni donna. Chi erediterà il dovere è solo una questione di probabilità, Fei. La Myang di allora ed io siamo la stessa esistenza. Siamo tutte parti di Deus, tutte guardiane dell'umanità. Smettiamola con questa discussione. Deus è stato risvegliato. Io sono una delle parti di cui è composto Deus, perciò devo diventare una con lui. Ellie, perché devi essere proprio tu? Se Myang è una parte di Deus, perché non è successo prima? Non è ancora abbastanza per lei essersi destata. Benché lei possa essere Myang, lei non è ancora la vera Myang. La vera Myang. Andiamo, Trelian. Quello che resta da fare è distruggere la civiltà e riportare il pianeta al suo stato originario. Allora potrò completare la mia unione con il frammento finale di Deus, il modificatore Zohar. Il reattore caduto su questo pianeta è motore della Genesi, ed ora dell'Apocalisse. La distruzione della civiltà? Qual è lo scopo di tutto questo? Chi lo sa? Le creazioni di Dio un giorno saranno d'ostacolo. Ecco perché devono essere eliminate. Sono programmata per comportarmi così. Vieni. È giunto il momento che la vera madre si desti. Per favore, aspetta. Ellie. Addio, Fei, che tu possa avere un dolce risveglio. Aspetta, Fei! Non attivare il sistema! Sita, fermo! Così stiamo mettendo a repentaglio la nostra vita! Usciamo di qui per ora! E su questo punto quindi noi ci salutiamo. Ah, tante informazioni, tanta storia, tanta bella storia, tanta... Oh, una volta che si arriva a queste rivelazioni il gioco diventa... Ah.
Ah, non so nemmeno come dire, la storia di questo gioco è fantastica, assolutamente fantastica. Comunque, appuntamento alla prossima puntata. Nel frattempo, auguro a tutti uno splendido proseguimento di giornata.